Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, ecco qui la nuova spedizione Hachette che contiene 4 nuovi numeri di Mazinga Z. Questa volta sono il 24, il 25, ovviamente il 26 e il 27. Quindi andiamo avanti con la costruzione del nostro robottone e senza ombra di dubbio è la migliore opera che ho mai fatto in questi anni a livello qualitativo, sto parlando non tanto di istruzioni o di accessori vari, ma proprio a livello di qualità dei materiali è in assoluto il migliore che ho mai fatto. Per cui, come al solito, nel video di oggi andremo a vedere i fascicoli così da apprendere bene le fasi di montaggio e poi nel video di domani le andremo a montare. Per cui direi di iniziare immediatamente con il numero 24. Allora, iniziamo con il numero 24 e andiamo chiaramente a togliere tutte le plastiche e le parti extra e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, qui abbiamo a che fare con l'articolazione del gomito sinistro. Se vi ricordate, avevamo composto le varie parti ma non li avevamo uniti, quindi avremo un perno del gomito sinistro, il meccanismo del gomito sinistro, copertura del perno, giunto sferico del gomito, O-ring e poi ci sono due viti lunghe e due viti corte. Per quanto riguarda le fasi del montaggio, in pratica andiamo a costruire questo snodo, il meccanismo, diciamo, che serve, diciamo, sarebbe il meccanismo dei missili perforati, e lo andiamo, una volta completato, a installare su questo pezzo che avevamo completato la volta precedente. E quindi, diciamo, vabbè, qui ci sono varie attenzioni, varie istruzioni, ma la cosa interessante è che chiaramente con questa parte qui del montaggio riusciamo ad avere il montaggio completo del braccio, chiaramente senza la mano, ma insomma è già una parte molto interessante da vedere. Qui c'è una nota, attenzione, dice piega l'articolazione del gomito sinistro per verificare il suo corretto funzionamento, quindi ovviamente dovremo fare anche questo test. Apriamo il 25 e andiamo a vedere che cos'è questa roba. Ovviamente lo so, ma voglio vederlo insieme a voi. Allora, le scurie atomiche del braccio sinistro. Quindi praticamente riceviamo l'alloggiamento, una copertura, due lame, un altro alloggiamento, copertura e quattro magneti. Allora, per quanto riguarda il montaggio, qui praticamente andiamo a vedere che in questa fase andiamo proprio a costruire queste scurie atomiche e che arriviamo al montaggio completo, quindi piuttosto semplice e veloce mi sembra, con il montaggio delle scurie qui sopra che si mettono in maniera magnetica, quindi abbiamo dato un senso a quei magneti che stavano qui dentro e io stesso vi avevo chiesto a cosa servivano. Poi vabbè, qui ci sono come al solito sempre varie informazioni su Mazinga Z e informazioni sul prossimo numero. Allora, con il numero 26 dovremmo iniziare a fare, diciamo, la stessa parte speculare del braccio, quindi andiamo a vedere un attimino i pezzi che ci danno. Allora, metà avambraccio destro, metà giunzione destra, alloggi dei magneti, due magneti, boccola e sette viti con rondella. Quindi diciamo adesso il montaggio da fare è piuttosto semplice perché andiamo a fare una cosa che abbiamo già fatto dall'altra parte e tra l'altro sappiamo già quindi a cosa servono questi magneti che serviranno poi quindi per reggere le scurie atomiche che a questo punto andremo a fare chissà in quale numero, ma insomma, come vedete, questa fase del montaggio è veramente semplice. Con il numero 27 continuiamo a lavorare sul braccio e tra l'altro mi è stato fatto notare, non mi ricordo da chi, uno di voi mi ha detto di non rimuovere le pellicole su questo pezzo, quindi è un suggerimento che mi sento di dare anche a voi in modo tale da non rovinare queste parti durante le lavorazioni. Quindi nell'avambraccio destro, quindi la seconda parte, qui riceviamo metà dell'avambraccio, base del polso destro, alloggio dei magneti, giunto sferico del polso destro, due magneti, due dadi, due rondelle, due viti lunghe, tre viti con rondella e 5 viti.
Quindi si continua, diciamo, l'assemblaggio dell'altra parte e si arriva a questo pezzo qui, quindi diciamo piuttosto semplice come fase di assemblaggio, e rimaniamo tra virgolette a metà, perché nella prossima spedizione, nel primo numero della prossima spedizione, riceveremo l'articolazione del gomito destro, che appunto poi ci permetterà di farlo muovere in questo modo qui, chiaramente come abbiamo appena fatto. Ok, quindi come avete visto il montaggio non sembra molto complesso, diciamo che non ci vorrà molto e sarà un video relativamente breve anche per il montaggio. Sicuramente è molto bello vedere il braccio quasi completo, manca solo la mano, per cui diciamo che il livello qualitativo è sempre molto molto alto, e per tutto quello che riguarda le fasi proprio fisiche di assemblaggio mi sembrano diciamo in linea con le altre, quindi piuttosto semplici. Tutto sta a munirsi di buoni attrezzi, soprattutto il cacciavite con la chiave a brugola. Io, come avete visto, ho sostituito la chiave, quella che ci hanno dato loro, e sto usando un normale cacciavite, quelli con le punte che si cambiano, perché secondo me è molto più affidabile. Detto ciò, a questo punto, se avete problemi in generale, me lo fate sapere nei commenti qui sotto, così io, se posso, vi aiuto. Ora vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio del nostro Mazinga Z. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!